Ciao ragazzi, allora ho fatto acquisti pazzi su Mula come ho fatto dappertutto su Instagram, su Facebook perché ho preso davvero tantissime cose in vista del mio compleanno, ovviamente mi sono fatta anticipare il regalino e ho preso appunto un po' di cose e volevo iniziare a recensirvi qualcosa. I rossetti ho già fatto il video, vi lascio poi giù nell'info box il link al video dei rossetti, dei Tasty Lip e dei Wacky Lipstick e sono veramente soddisfatta, ma oggi vi voglio parlare delle polveri viso che sono Belle il blush, Eos l'illuminante e Thanatos la terra. Partiamo da Thanatos, questa è la terra, che arriva appunto all'interno dello scatolino. Io l'ho poi tolto e l'ho messo nella palettina perché mi è un pochino più comodo poi per portarlo in giro, per dosarlo, per avere anche con me tutti i vari prodotti, ma la scatolina è ben fatta perché è bella spessa e bella rigida, quindi ottimo prodotto. Che dire di questa terra? Questa terra mi piace tantissimo perché è un marrone freddo opaco ed è secondo me ideale per fare il contouring piuttosto che quei colori molto caldi. Io preferisco fare il contouring con questi colori un po' più freddi. Questo è un colore abbastanza scuro, in effetti è adatto per le pelli medio scure o comunque quelle come le mie che si abbronzano facilmente. Diciamo che magari per quest'inverno sarà un pochino scuro, ma per adesso lo trovo veramente eccezionale. È un prodotto che ha una base naturale per il 93%, quindi ha un inci veramente ottimo secondo me, ed è difficile trovare comunque prodotti secondo me così buoni con una percentuale di inci elevata. Dico così buoni perché è molto sfumabile. Come potete vedere si stende facilmente, si sfuma facilmente e soprattutto dura a lungo, perché mi dura tutta la giornata, non perde colore, non perde intensità ed è per questo che lo sto amando. E poi c'è Belle, che è questo blush, che ha diciamo un colore molto tenue, rosato, sempre con base fredda e sempre opaco. Il costo di questo blush è sempre di 12,90€ come la terra, ma devo dire che è molto modulabile perché potete stenderne un velo sottile, quindi lasciare un effetto molto naturale, molto delicato, oppure è stratificabile perché, come potete vedere, il colore continua sempre di più a caricarsi. Proprio per questo mi piace tantissimo, perché riesco a tenere sì un effetto naturale, magari facendo solo una passata o comunque applicando il prodotto e sfumandolo molto bene, ma riesco anche a ottenere un effetto comunque più intenso e carico stratificando appunto più strati di prodotto. Devo dire che anche passando più strati non si ha quell'effetto polveroso sul viso, perché sembra quasi, non dico una crema, ma si assorbe nella pelle, diventa grana della pelle, probabilmente è talmente fine, talmente sottile che non va ad appesantire, ma rimane comunque molto delicato sul viso. Anche questo prodotto ha tantissimi ingredienti naturali all'interno, quindi come inci più che accettabile, più che valido, e anche questo blush mi ha sorpreso. È il primo blush che compro dalla linea Mulac e diciamo non volevo azzardare, ho preso il colore che è quello diciamo più soft di tutta la gamma, perché gli altri sono veramente intensi, ma mi hanno stupito, sono super sfumabili, quindi non mi preoccupa anche un colore un po' più acceso perché riesco comunque a lavorarlo bene e quindi con molta probabilità ci saranno prossimi acquisti del sito. E poi c'è Eros, che costa sempre 12,90€, ed è questo illuminante che è di un color dorato, molto molto luminoso, quindi il suo finish appunto è super iper luminoso. Io lo trovo ideale per i punti luce, quindi sopra gli zigomi, naso, mento, ma anche come punto luce interno agli occhi o anche magari per dare un po' di luce qui appunto sul décolleté. A me piace applicarlo a volte qua, dove ci sono queste ossine, queste ossine che sbucano, applico un po' di illuminante e quando si porta una canotta secondo me è veramente eccezionale. È fantastico, sembra un prodotto in crema, tanto che è sfumabile, lavorabile, come si applica, è molto, sembra burroso, mi piace appunto per questo. Tra l'altro questo è il 99% naturale, quindi veramente un prodotto eccellente. Io devo dire che di questi tre prodotti, che comunque ecco vi ricordo che tutti e tre sono arrivati con la loro scatola, io li ho semplicemente trasferiti all'interno della mia palettina che ho sempre preso dal sito di Mulac, per averli insomma insieme agli ombretti, dei quali presto vi farò una review, mi piace appunto perché riesco a averli qua tutti con me. Che dire quindi? Allora,
primo acquisto dal sito Mulac, mi sono fidata anche perché ho sentito parlare bene tantissime ragazze e quindi ho fatto un bel acquisto, cosa che di solito non faccio perché solitamente tendo ad acquistare poche cosine, provarle e poi eventualmente mi lancio e riesco a prendere l'universo. Invece in questo caso mi sono fidata perché veramente ho visto gli ingredienti, ho visto la qualità dei prodotti provati anche su altre ragazze e devo dire che ne sono rimasta pienamente soddisfatta. Niente, questo è tutto, io spero di esservi stato d'aiuto, spero che questa review vi sia piaciuta. Vi mando un grande bacione, vi aspetto ai prossimi video ovviamente. Ciao ragazzi, ciao ragazzi!